Libero in 3 minuti, in super sintesi, come si presenta la giornata che inizia? Allora, secondo antichi racconti o immagini che abbiamo visto tutti, sia dei vecchi concerti rock, sia negli anni 90 o nei primi anni 2000 con le boy band, ci sono sempre le groupies, le fans più scatenate che all'apparire del loro beniamino gridano, le più scatenate, lanciano indumenti, eccetera. Ecco, con Mario Draghi siamo più o meno a questo livello da parte dei giornali italiani. Cioè, francamente oggi, più ancora di ciò che Mario Draghi ha detto, su cui si può discutere, si può essere più o meno d'accordo, in disaccordo, ma starei per dire che oggi è quasi in secondo piano il merito delle questioni. Quello che fa impressione è questa colata di bava, cioè aprite gli ombrelli perché schizza bava da tutte le parti. La sferozzata di Draghi, la sfuriata di Draghi, Draghi gela, Draghi frusta, Draghi sferza, ma datemi una calmata. Cioè oggi ci sono solo due pezzi sul Libero, l'editoriale di Mario Sechi, che con un argomento liberale classico diceva: scusa, è il popolo, è gli elettori, è il demos, è i cittadini. E ne do volentieri atto su un altro quotidiano, Claudio Antonelli, che è uno dei vice direttori della Verità, che va sull'elemento di sostanza e dice: beh, stiamo attenti a questa idea delle risorse private che dovrebbero essere utilizzate per le transizioni. Ecco, se si accettuano l'editoriale eccellente di Sechi e il commento molto buono di Claudio Antonelli, è praticamente su tutti i giornali una specie di festa per Draghi. Ma dico io, ve la ricordate la scena di quella conferenza di fine anno in cui Draghi era Presidente del Consiglio e sperava anche candidato alla Presidenza della Repubblica e i giornalisti lo applaudirono freneticamente prima ancora che lui dicesse buongiorno? Ci fu anche una giornalista che gli fece: Presidente, se non ci fosse lei saremmo disperati. Ma che roba è? Ma che modo è? Ma che spirito critico è? E soprattutto, che messaggio diamo agli elettori europei che devono andare a votare l'8-9 giugno? Il messaggio qual è? Voi votate, ma grosso modo è un sondaggio, perché poi, diciamo, noi, gli ottimati, la giuria di qualità, le elite, decidiamo chi è il preside che fa tutto. Ma a me sembra una cosa sbagliata, pericolosa, che non porterà nulla di buono nemmeno al candidato Draghi, il quale non ha certamente bisogno dei nostri consigli. Insomma, fossimo in lui ci sottrarremmo a questo tipo di metodo e di comitiva che non gli ha giovato quando desiderava andare sul colle più alto in Italia, e penso che non gli gioverà nemmeno in quest'altra circostanza. Ditemi la vostra nei commenti se credete.